Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now, procediamo con il gameplay di Dead Space, col nostro amichetto appeso al muro. Tagliamogli la testa, va, così. No, così. Bel colpo in faccia. Affanculo. Ecco, va, morto. Vabbè che era già morto, però. Oh, così almeno l'abbiamo aiutato. Allora, troviamo il radiofaro di soccorso. Quel radiofaro potrebbe essere l'unica speranza di lasciare questa nave maledetta. Anzi, dobbiamo andare al... vabbè, non capito. Allora, richiamiamo con la cinetica l'ascensore. Attenzione che qua ho un medikit. Au. Ok, uccidiamoli così. Non si sa mai, dobbiamo tornarci da queste parti. Ce ne siamo liberati. Oh. Isaac! Che cazzo? Sei davvero tu? Oh, l'abbiamo trovata, Nicole. È passato così tanto tempo. Adesso però posso aiutarti. Vieni con me. Ok ragazzi, abbiamo trovato Nicole. Aspettate un attimo che nel frattempo... Dunque, scusate. Allora, vediamo un po' Nicole che ci racconta. Il radiofaro è nel magazzino vicino a te. Forse posso disattivare la serratura. Aspetta. Carichiamo. Attenzione. Quanto cazzo ci stai? E poi...
più munizioni, puttana. Ok, la porta è aperta, Isaac. Non posso raggiungerti, ma troverò un modo. Allora, Isaac, per un attimo ti avevo perso, mi avevi fatto preoccupare. Vedo che hai il radiofaro. Dirigiti subito verso la stiva mineraria e aggancialo all'asteroide. Ho calcolato la traiettoria. Se lo lanceremo presto, ci sono buone probabilità che raggiunga la distanza dalla quale iniziare a trasmettere. Non c'è alcuna traccia di Hammond, ma nelle sue condizioni non credo che sia ancora vivo. Posiziona il radiofaro. Devo collegare il radiofaro di soccorso all'asteroide. Quando lo avrò lanciato, il radiofaro lascerà libero il sistema di comunicazione della Ishimura. Così sarà possibile trasmettere un segnale pulito. Ok. Dunque, raggiungiamo la stiva. Se non ho capito male. Ecco, lo sapevo che dovevamo tornare indietro. Ora ci risorbiamo sti cazzo di tentacoli. Penso io. In ambienti di classe A è necessario indossare indumenti di sicurezza. Caputtana. Ho attivato l'ascensore per il sottoponte minerario. Si trattava di un blocco di sicurezza, anche se dubito sia servito. Ora che hai il radiofaro e la chiave, dirigiti sul posto. Sembra che l'asteroide sia tenuto in posizione da dei legami gravitazionali. Ho il radiofaro, dovrai disattivarli prima di poterlo lanciare. Ragazzi, non ho munizioni. Zero proprio. Ecco qua.
ragazzi, cioè qua devo trovare un negozio al più presto perché ho messo proprio male. Ma proprio male, ma vaffanculo. C'è un negozio qua. Devo andare di là, infatti direi di salvare, non si sa mai. Aspetta che qua c'è dell'altro. Abbiamo un medico. Registro di produzione. Vice tecnico supervisore dalla sala. Un negozio, ok, perfetto. È l'ultimo rapporto. Ho visto cosa fanno un po' di roba inutile. Cosa sono diventati? Non voglio che succeda a me. Se non avrò arti, almeno non potrò uccidere nessuno quando sarò stato infettato. Dite a Dawn e ai bambini che li amo. Mamma mia, questo si sta tagliando gli arti. Ancora uno. Ancora. Vabbè, questo qua si è stato amputato. Nel frattempo andiamo avanti. Allora, prendiamo un bel po' di energia dal plasma. Poi, siccome ho anche dei nodi disponibili, possiamo... Ok. Siamo anche il rig. Un po' di più di aria in più nell'armatura, ok. Oh, affanculo! Non mi fa sprecare già munizioni adesso, eh? Vabbè che mi ha dato il medikit, quindi ci può stare. Andiamo sede qua. Qui è spento il computer. Ah, manca il... Ah, fanculo. Devo andare a prendere la... Non capisco.
Registro minerario Dallas A. La trivellazione è andata bene, dal nostro punto di vista, anche se sembra che vi siano dei problemi sul pianeta, tanto che abbiamo perso temporaneamente i contatti con la colonia. I primi carichi di roccia sono stati estratti dalla zona tettonica circa un'ora dopo la trivellazione, sono già stati elaborati, raffinati e fusi. I risultati sono migliori delle previsioni, più ottimistiche, il recupero normale si attesta grosso modo su 35% minerale, 5% fossile e 60% scorie, ma il primo carico era composto dal 65% da minerale, significa 6,5 tonnellate da un carico di 10 tonnellate. Se questa non è stata un'anomalia, si tratta di una resa straordinaria. Accesso a gravità zero. Ok, questo dovrebbe essere l'asteroide, immagino. Lascio asteroide. Legami gravitazionali. Praticamente dovrei distruggere sti cosi qua. Dai, pianta sta cosa, muoviti. Ok, fa. Un altro devo piantare. Che cazzo è sta roba? Attenzione, il carico 8772 non è più assicurato. Il personale non addestrato deve evacuare la zona. Thank you.
cazzo. Ok. Questi livelli di assenza di gravità, un casino di cazzo. Devo uscire fuori? Scusatemi. Uscita da gravità zero. Aspetta che c'è la semiconduttura qua. Lancia l'asteroide. Il radiofaro è a posto, ora devo solo raggiungere la sala di comando per allontanare l'asteroide dalla nave. Oh mamma. Cazzo, devo riattivare la scena. Isaac. Non farti abbrustolire più. Questo capitolo 7 è durato un po' più, un po' di più del previsto. Ma è chiuso. Questo è morto. Carico 8772, lanciato. Radiofaro in funzione. Pienamente operativo, trasmette su tutta la banda. Ora speriamo solo che qualcuno sia in ascolto. Posizionerò il sistema di ricezione. Penso di aver visto di nuovo mio fratello oggi. Mi ha salutato, come se tutto fosse a posto. Ok, dovrei riuscire a tenere aperto questo canale. Cosa? Il sistema di comunicazione non risponde. Isaac, puoi tornare sul ponte. Dobbiamo attivare il sistema o non potremo ricevere i segnali di risposta alla radiofaro. Che pareva. Rilevata anomalia pericolosa. No, quarantena attivata. Quarantena attivata. Oh.
Minchia, ragazzi. Quarantena annullata. Sono messo malissimo proprio. Raggiunge il ponte. Il radiofaro è in viaggio, il suo segnale è forte e chiaro. Ora possiamo solo incrociare le dita, sperando che qualcuno lo riceva. Non ci sono molte speranze, ma meglio di niente. Kendra dice che c'è qualcosa che non funziona nel sistema di comunicazione, il che significa che potremmo anche non sentire le chiamate dei soccorritori. Devo tornare sul ponte e cercare di risolvere il problema. Il nostro Isaac non è mai tranquillo. Attenzione che non ci sbuchi qualcuno. Ecco qua. Sta barcollando, guarda. Oh, livello finito. E certo che so, che modici a fare? Certo che ti servo. Ti servo subito, ti servo. Ponte, ricerca e salvataggio. Ci siamo. Ha risposto una nave militare, la USM Velos. Non so cosa ci facesse da queste parti, ma pare abbia ricevuto il nostro segnale di soccorso. Però se non possiamo trasmettere niente risposta, aprirò la porta della sezione comunicazioni. Entra là dentro e trova la postazione di controllo. Va bene ragazzi, dai, il video finisce qua. Commentate, mettete mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Al prossimo gameplay.